la speranza di recuperare una stagione che purtroppo non è andata secondo le aspettative. Anche questa stagione si pensava, insomma, in una ripresa che francamente non c'è stata, un po' per la stagionalità che non è stata questo grande caldo, per cui l'abbigliamento specifico per l'estate è rimasto un po' nei magazzini. Quindi dal 7 di luglio si parte con la speranza di recuperare un po' queste vendite che sono mancate. Ma la crisi è una crisi intanto globale in generale, ma nello specifico una crisi stagionale, perché come dicevo, visto che il tempo non è stato adeguato alle aspettative dell'abbigliamento della stagione, nei magazzini insomma c'è, diciamo, intorno a un 10% di diminuzione delle vendite preventivate, per cui nei magazzini ancora c'è merce e quindi ci saranno anche delle buone occasioni, diciamo, d'acquisto per i clienti, i quali non mancheranno come al solito la prima settimana, all'inizio insomma dei saldi, di cogliere le occasioni migliori. Purtroppo lì è sempre un nodo che ci dice se effettivamente c'è ripresa, se ci sono soldi da spendere, se c'è la possibilità di rinnovare il guardaroba o anche altre cose, no? Spendere per la casa, spendere per l'auto, spendere per le vacanze, spendere per queste cose, si vede il polso della situazione. Per noi il polso della situazione ci dice che la ripresa, anche se ci fosse, anche se c'è, è molto lenta.